Amici di Fil Rouge, appassionati di calcio e dilettantistico, bentrovati da Giovanni Mazzola per la 37esima puntata di Sua Eccellenza, il nostro format di approfondimento dedicato ai campionati di eccellenza e promozione. Siamo alla vigilia della 20esima giornata di campionato, ma è stata la settimana dettata da uno degli eventi più importanti per il calcio siciliano, la finale di Coppa Italia di eccellenza vinta dal Canicattì per 1-0 contro il Marina di Ragusa. Andremo a vedere gli highlights di questa partita, presenteremo anche tutto il turno che ci aspetta. Come sempre al mio fianco c'è Dalila Cipolla. Ciao Dalila. Ciao Giovanni, buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci seguono da casa e buonasera al nostro ospite di oggi, Michele Loverso. Salve, buonasera a tutti. Prima di iniziare ricordiamo i nostri appuntamenti settimanali. Ogni lunedì e venerdì alle 15 potete benissimo seguirci sulla nostra pagina Facebook Fil Rouge TV oppure sul canale 616 del digitale terrestre la TR3. Vi abbiamo anticipato la finale di Coppa Italia di eccellenza vinta per 1-0 dal Canicattì con un gol di Vito Lupo. Andiamo a vedere gli highlights del match a cura di Paolo Munafò per 3MTV. Il Canicattì batte il Marina di Ragusa e alza al cielo la prestigiosa Coppa Italia Eccellenza. Nella finale dell'Orazio Raiti di Biancavilla, la formazione biancorossa allenata da Nicola Terranova supera i ragusani grazie alla rete firmata nel primo tempo da Vito Lupo e scrive di fatto una splendida pagina di storia del calcio agrigentino. Un successo che consente inoltre al Canicattì di accedere alla fase nazionale della competizione, che la vedrà impegnata adesso contro le formazioni calabresi. Nonostante la sconfitta, il Marina di Ragusa, che ha giocato gli ultimi 15 minuti di gara in 10 uomini, esce a testa alta da questa finale consapevole di aver dato il massimo per portare a casa la Coppa. Una finale che si infiamma praticamente dopo 15 minuti quando sul cross di Comegna Vito Lupo anticipa tutti e di testa batte Di Carlo spianando i suoi la strada verso la vittoria. Esplode l'Orazio Raiti con i tifosi biancorossi in delirio per la rete di Lupo, che firma così la sua terza rete stagionale prima in Coppa. Il Marina prova a rispondere, al 21esimo la punizione di Daniele Arena esce non di molto alla sinistra di Iacono. Poi il Canicattì torna a spingere, ma prima Di Carlo dice di no al tiro dalla bandierina di Iraci e poi De Luca, ben servito in aria dal cross di Iraci, spara incredibilmente alto sulla traversa il pallone del raddoppio. Nella ripresa il Marina di Ragusa parte subito col piglio giusto e al 51esimo il sinistro dal limite dell'area di Immesi costringe Iacono agli straordinari. Il Canicattì però vuole chiudere i conti e 5 minuti più tardi il destro da fuori aria di Angelo Caroni, deviato da Sacca, finisce di poco al lato. Raddoppio che i biancorossi potrebbero mettere a segno al minuto 68. Solo una super parata di Di Carlo nega la punizione di Di Maggio la gioia del gol. Nel finale allora il Marina di Ragusa tenta il tutto per tutto, ma la punizione di Nicola Arena al minuto 70. Il colpo di testa sempre di Nicola Arena dal successivo corner e il tiro dalla bandierina di Daniele Arena infine non sortiscono il pareggio sperato. Poi al minuto 80 Marina di Ragusa in 10 uomini per il doppio giallo che il signor Giordano di Palermo mostra a Vindigni, reo di fermare la ripartenza di Iraci. Finisce dunque 1-0 per il Canicattì, che porta a casa una storica Coppa Italia eccellenza. Applausi comunque per il Marina di Ragusa. Canicattì che quindi entra nell'albo d'oro della Coppa Italia di eccellenza, succedendo al Licata per il secondo anno di fila. Una squadra agrigentina vince questo torneo. Ricordiamo, gli ultimi 3 anni Troina, Licata e Canicattì sono le squadre che hanno vinto questa competizione. Michele, ti chiedo un po' un commento su questa partita alla luce di quanto visto. L'episodio del gol di Vito Lupo ha sicuramente deciso la partita. Ci aspettavamo forse una partita un po' più accesa, ma è anche vero che le finali sono così. Sì, diciamo, non è stata un po' come tutte le finali, spesso succede, non è stata una partita esaltante, però ti devo dire che il Canicattì ha avuto il merito di approcciare la gara con la giusta mentalità, con la giusta cattiveria. Infatti dopo 15 minuti sono andati meritatamente in vantaggio. Poi non ci sono state grandissime occasioni né dall'una né dall'altra parte, eccetto tipo un paio. Però il Canicattì, ti devo dire che è stato bravo nel gestire la partita, erano messi tutti sotto la linea della palla, ripartivano velocemente, sfruttavano quelle caratteristiche che hanno, perché
hanno un giocatore come Iraci che ti attacca bene la profondità e quindi loro hanno cercato di sfruttarlo nel migliore dei modi. Poi è stato devastante per la difesa avversaria, ha fatto ammonire tanti giocatori, ha provocato l'espulsione di un loro giocatore, quindi dico, poi il Marina di Ragusa, devo dire, per carità, ha fatto la sua partita, ha tenuto anche più palla forse del Canicattì, però non ha creato grandissime occasioni, eccetto una bella parata del portiere, poi per il resto c'è stato, diciamo, un equilibrio fino allo scadere dei minuti. Tu che sei tecnico, ti chiedo, per il Canicattì forse aver giocato già 3 giorni dopo la sconfitta cocente di Licata è stato forse, visto quanto fatto, una spinta in più, una voglia di rivalsa di scendere subito in campo per cancellare quella sconfitta? Sì, diciamo di sì, però dico, non sarebbe cambiato niente, perché il tecnico è bravo, sa come preparare la partita, al di là del risultato fatto a Licata erano sicuri di andare lì con la giusta cattiveria e la giusta mentalità, perché si giocavano, diciamo, un pezzo importante, diciamo, di stagione, perché quello ti darebbe la possibilità di accedere alla Serie D da una porta secondaria, che non è assolutamente da sottovalutare, anche se il cammino è ancora abbastanza lungo, però hanno l'organico per poterci provare, quindi hanno in questo momento, rispetto a Licata, hanno due strade, sono tutte e due percorribili. Parlavi appunto della fase nazionale della Coppa Italia che inizierà per il Canicattì, scusate, a fine mese. L'accoppiamento, ricordiamo, Coppa Italia di eccellenza, che vede poi la fase nazionale che mette in palio un posto in Serie D, fase nazionale che vede la vincente del trofeo in Sicilia accoppiata con la vincente del trofeo in Calabria. In questo caso si tratta del Corigliano, andata in Calabria il 27 di febbraio, ritorno 7 giorni dopo a Canicattì. Sicuramente, Michele, una competizione che per il Canicattì può regalare una via alternativa per la Serie D, e forse anche guardandola in casa Licata, il fatto che il Canicattì adesso sia impegnato su due fronti, si ritrovi costretto a giocare praticamente una volta ogni 3-4 giorni, può essere forse anche un vantaggio. Ma guarda, ti dico, queste due squadre spingeranno al massimo sull'acceleratore fino a fine stagione, perché adesso, diciamo, le partite diventano sempre meno, quindi comunque cercheranno tutte e due di dare il massimo. È chiaro che il Canicattì ha un impegno in più, ha un impegno, per carità, importante, piacevole, che magari avrebbe avuto avere anche Licata, però sicuramente può togliere un pochettino di energia. In questo momento ci sono 6 punti di differenza tra le due, però ti ripeto, sono convinto che l'organico del Canicattì è nelle condizioni di poter affrontare tutte e due le competizioni nel migliore dei modi. Il passato però è quello che è successo mercoledì pomeriggio all'Orazio Raiti di Biancavilla, ma andiamo a guardare il presente, quello che ci attende questo fine settimana, e iniziamo dal programma della 20ª giornata del girone A di eccellenza. Dani, da te la parola. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone A di eccellenza abbiamo Caccamo, Sant'Agata, Canicattì, Mazara, Castellammare, Mussomeli, Cus Palermo, Licata, Geraci, Dattilo, Marsala, Parmonval, Partinico, Audace, Alba Alcamo, Pro Favara, Castelbuono. E iniziamo proprio, chiedo a Alessandro di tenere ancora la grafica del programma di questo weekend. Sicuramente per il Canicattì si chiude, Michele, una settimana di fuoco. Licata, anzi 15 giorni oserei dire di fuoco, iniziati con la sfida contro il Sant'Agata, poi Licata, finale di Coppa Italia, adesso il Mazara. Anche se il Mazara non sta passando sicuramente un momento positivo, tanto è vero che da questa settimana la squadra allenata da mister Pietro Tarantino ha iniziato ad allenarsi a Palermo, si allena al campo Bonocore qui in via Evangelista di Blasi a Palermo. Proteste da parte dei tifosi di Mazara. Ti chiedo un po' come può vivere, Michele, secondo te, la squadra un po' questo spostamento. Mazara che sta vivendo una stagione un po' da montagne russe. Sai, nel Mazara ci sono anche diversi palermitani, questo è anche da dire, però ti dico, è una cosa che sicuramente dispiace, cioè
Noi così da fuori possiamo dire che siamo dalla parte dei tifosi, perché ci rendiamo conto che per un tifoso non avere la squadra al proprio campo, tra l'altro sono anche una società che diciamo, gode anche di una struttura e di un impianto sportivo anche abbastanza importante per la categoria, però evidentemente non conosciamo quali sono i retroscena per prendere questa decisione. Avranno avuto le loro ragioni. Quindi dico, non possiamo giudicare da questo punto di vista. Certo, potrebbe pesare giocare lontano dal proprio campo, è pur vero che il Mazzara, al di là del fattore campo, non è quello di 2 o 3 mesi fa, perché comunque qualcuno è andato via, qualcuno non sta attraversando quel periodo di forma che aveva magari a inizio stagione, quindi sono state un po' più di difficoltà, si sono anche allontanati un pochettino dalla zona playoff, quindi lotteranno fino alla fine, però dico, è chiaro che non è più lo stesso Mazzara, anche se Pietro sicuramente è uno che, diciamo, lotterà fino all'ultima giornata, perché ha un grande spirito, un grande carattere. Trasferta nel Palermitano, invece, in questo turno Mazzara, che ricordiamo si allena a Palermo al Buonocore, ma giocherà le partite comunque al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Licata capolista, che andrà a giocare questo fine settimana a Palermo al Centro Universitario Sportivo contro il CUS di mister Corrado Mutolo. Una sfida, Michele, interessante per il Licata da non prendere sotto gamba, l'ha detto anche mister Campanella subito dopo la vittoria contro il Canicattì, perché il CUS è reduce da un importante punto contro il Sant'Agata. Tra l'altro non si giocherà domani, ma si giocherà sabato pomeriggio, visto che l'impianto di Via Altofonte domani sarà chiuso. Ti chiedo un po' che partita ti aspetti. Ma diciamo che il campionato, come dicevo, diventa importante per quelli che stanno lottando per vincerlo, ma diventa anche importante in questo momento per coloro che lottano per non retrocedere. Vedi CUS, che giocherà sicuramente col coltello tra i denti, non sarà assolutamente facile per il Licata, a maggior ragione che i ragazzi vengono da una prestazione dove hanno portato via un punto anche lì da una squadra importante, quindi da un campo difficile, quindi sicuramente ci sarà anche il sostegno della gente qua di Palermo. Sono sicuro che sarà una partita non semplice assolutamente per il Licata. Vedo forse una partita un po' più complicata per il Licata, forse che per il Canicattì questo turno. Una lotta playoff che resta comunque accesa, la sorpresa resta la Parmonval, che è lì a lottare con le grandi del campionato per un posto nella griglia playoff, dove sta lottando anche il Dattilo, reduce però dalla brutta sconfitta interna contro il Castellammare. Andiamo ad ascoltare subito dopo la partita le parole di mister Melillo del Dattilo, ascoltiamo anche le parole di mister Peppe Mione del Castellammare. Di contro, per il Castellammare sono 3 punti veramente importanti per la salvezza. Sì, sicuramente abbiamo fatto 2 passi indietro rispetto a qualche domenica precedente. E Castellammare è stato più aggressivo di noi, ha avuto più motivazioni e l'ha dimostrato. Penso che ha vinto con merito. E mi dispiace, perché penso che questa sia la più brutta partita che noi oggi, quest'anno, abbiamo giocato, addirittura più brutta di Licata. Perché c'è stata pochissima reazione, abbiamo lasciato tanto spazio agli avversari, e loro hanno fatto gol su un calcio piazzato, che naturalmente il giocatore ha dimenticato a marcare il loro difensore, se non sbaglio ha fatto gol, e poi dopo nel secondo tempo non possiamo prendere gol in un fallo laterale, che la palla attraversa addirittura tutta l'area di rigore. Naturalmente per l'attaccante loro è stato un gioco da ragazzi raddoppiare. Ma sicuramente dobbiamo andare a analizzare perché abbiamo avuto questo atteggiamento naturalmente alla gara. Sicuramente l'abbiamo sbagliato, però alla fine ci rimbocchiamo le maniche, dobbiamo andare a lavorare già da martedì per affrontare la prossima partita, perché domenica affronteremo un'altra partita difficile. Ma adesso saranno tutte le partite difficili, perché naturalmente il Castellammare l'ha dimostrato, lotta per salvarsi, è venuto qua, ha vinto con merito, si è difeso, non ha lasciato assolutamente, ha dato tantissimo pressing, ha dato tantissima cattiveria, e naturalmente se noi non facciamo lo stesso come fanno gli avversari, sicuramente sarà difficile fare punti. Però noi lavoreremo bene per cercare di dimenticare, diciamo, questa brutta
questa prestazione e pensare già a domenica prossima e cercare di andare a fare il risultato a Gelasci. Sì, credo di sì, devo fare un grande applauso ai ragazzi perché siamo arrivati veramente cortissimi con tantissime assenze, ma devo dire che i ragazzi hanno sfoderato una prestazione che francamente non mi aspettavo neanche io. Temevamo molto la forza del Dattilo, che è giocatore di livello indiscutibile, ma devo dire, ringrazio anche per le parole mister Melillo, e devo dire che sono veramente orgoglioso dei ragazzi perché hanno veramente prodotto una quantità enorme di occasioni gol. Certo, un poco di cinismo in più, magari si poteva chiudere un po' senza troppi patemi la partita, però c'è da dire anche che non avevo la possibilità di aiutare la squadra facendo qualche cambio perché eravamo veramente con la juniores a tutti gli effetti in panchina, e quindi solo complimenti oggi. Sì, ci ha allontanato un po', però come abbiamo visto nei risultati che stanno maturando, saremmo stati impelagati da morire se non vincevamo qui, e a pronostico ci stava non vincere qui, e tutti hanno vinto, il Favara ha vinto fuori, Mussomeli e Massa hanno fatto punti, e questo dimostra che il campionato è difficilissimo e ogni partita è importante, siamo ancora lontani dalla salvezza. E rientriamo con una domanda da casa per il nostro ospite. Come vede la lotta play-out nel girone A? Quali sono le sue favorite per la salvezza? Diciamo, tolto il Castelbuono, che diciamo ormai sta facendo magari un campionato a parte, le altre se la giocano, perché comunque sia il Caccamo, tra l'altro il Caccamo ultimamente ha cambiato di nuovo allenatore, è tornato di nuovo Peppe Guida. Caccamo, sicuramente Mussomeli, Castellammare, lo stesso Cus, sono squadre che se la giocano secondo me alla pari. Saranno molto importanti sicuramente gli scontri diretti, già si comincia domenica per dire con Mussomeli, Castellammare, anche se sono leggermente un po' più su rispetto alla zona caldissima della classifica, però sono sempre punti importantissimi, quindi gli scontri diretti sono sicuramente fondamentali. Penso che comunque il Cus dovrebbe riuscire a tirarsene fuori, poi dicono tra quelle che vedo lì il Favara ha già fatto qualche balzo in avanti, già questo è importante. Qualche altra deve anche comunque cercare di stare attenta, perché dico, per dire, anche l'Alcamo stesso che si ritrovava in zona playoff, adesso si trova anche lì vicino alla zona calda, dico, ancora è tutto aperto, però penso che tra quelle che sono lì sicuramente il Cus potrebbe venirne fuori da quella posizione, poi dico, si vedrà. Parlavi di queste squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Nel programma di questa giornata, tra le sfide, Marsala che ospiterà la Parmonval, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, Caccamo che, come ha detto Michele, ha cambiato di nuovo allenatore, un ritorno al passato con l'esonero di mister Capodicasa e il ritorno sulla panchina di mister Peppe Guida. Caccamo che col nuovo corso Peppe Guida, il Guida 2.0, esordirà contro il Sant'Agata, scontro diretto tra Castellammare e Mussomeli, reduce da un pareggio cocente, vi abbiamo fatto vedere lunedì gli highlights della sfida contro il Marsala, una partita rocambolesca, un gol per parte ma anche un rigore sbagliato da una parte e dall'altra, quindi un'occasione per cercare di riscattarsi di quella partita, di quel match. Andiamo a sentire le parole di mister Massimiliano Mazzara del Marsala e di mister Accursio Sclafani del Mussomeli per questi contributi. Ringraziamo i colleghi di Noi del Platani. Sì, una partita bella, direi. Il primo tempo sicuramente il Mussomeli meglio di noi, il secondo tempo invece noi siamo riusciti a giocare per come sappiamo e come vogliamo. Abbiamo una bella partita, abbiamo mancato il calcio di rigore alla fine del primo tempo, che poteva cambiare un po' gli equilibri e metterci un po' a giocare sulla ripartenza, dove noi siamo molto bravi. E invece abbiamo sbagliato il rigore, poi nel secondo tempo abbiamo preso il gol su un rimpallo della barriera, chiaramente ha spostato un po' gli equilibri, avevamo avuto delle occasioni soprattutto nel secondo tempo più noi, mentre nel primo tempo sicuramente il Mussomeli aveva avuto almeno 3-4 palle gol importanti,
e poi insomma abbiamo uscito un po' il carattere, abbiamo pareggiato in una bella azione corale e poi alla fine siamo stati fortunati sul rigore sbagliato da parte del Mussomeli. Diciamo che sicuramente il pareggio è il risultato più giusto e quindi sono contento di questa prestazione dei ragazzi, una prestazione diciamo maschia di una squadra che ha voglia di salvarsi, e quindi oggi avevamo in campo anche 2002, quindi una squadra giovanissima, ma i ragazzi hanno dato il massimo, siamo riusciti insomma a prendere questo punticino che è importante, il secondo risultato utile consecutivo, quindi speriamo di continuare in questa striscia. Purtroppo sì, è la seconda settimana che non riusciamo a raccogliere quanto di buono abbiamo fatto in campo. Io non posso rimproverare i ragazzi perché come la scorsa settimana a Caccamo anche oggi hanno prodotto tanto, però sotto porta continuiamo a sbagliare tanto e quindi c'è molto rammarico perché questa partita qua era una partita fondamentale da vincere per il nostro obiettivo e quindi c'è tanto rammarico. Sì, ma ti ripeto, è da due settimane che non riusciamo a concretizzare tutta la mano di gioco che facciamo, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo prodotto tantissimo, anche oggi abbiamo fatto 27 cross da destra e 18 da sinistra, non sono numeri a caso, però se tu non metti la palla dentro poi rischi di perdere, perché la mia paura era perderla, poi il rigore ci può stare a sbagliarlo, però bisogna avere tutti molta più personalità, tutti molto più carattere, chi magari deve prendere responsabilità lo deve fare e non guardare in faccia nessuno in questa situazione. E rientriamo con un'altra domanda da casa per il nostro ospite. Della sua avventura ad Alcamo, quali ricordi e se ci sono rimpianti porta ancora dentro? Vabbè, i ricordi ci sono tanti, sono assolutamente positivi, nessun rimpianto. Sai, quando uno lavora bene, lavora con entusiasmo, non penso che si deve portare dietro dei rimpianti. Io lì ho lavorato, ti ripeto, con grandissima voglia. La squadra, e questo lo sanno tutti, non era quella che c'è adesso, dopo che sono andato via io, perché era una squadra formata da tanti ragazzi, c'era un progetto giovane. Diciamo, dopo che sono andato via io, magari non voglio qui entrare nel merito di come sono andato via anche dopo una vittoria contro il CUS, lasciamo perdere, però dico la squadra, la società ha fatto degli sforzi, ha comprato 5-6 elementi di categoria che adesso sono titolari, quindi comunque è un'altra squadra diciamo per metà, quindi mi sorprende anche e non entro nel merito perché non mi compete, ma mi sorprende anche vederla in quella zona lì, mi sorprende vedere anche quel punto fatto col Castelbuono, però dico, non entro nel merito, però sono sorpreso perché effettivamente la squadra oggi è una squadra che doveva stare nelle zone più alte della classifica. Immagino che per te la voglia di tornare in corsa, tornare a allenare, sia veramente tanta in questo momento. Diciamo che si soffre tanto, preferirei essere in questo momento in un campo ad allenare un gruppo, con tutto rispetto per la trasmissione, che qui. Per chi fa di questa diciamo, attività un lavoro come lo faccio io è sicuramente pesante stare lontano dai campi. Tutto serve però, Giovanni, tutto serve perché si fa esperienza da tutto. Io sto facendo anche esperienza quest'anno di un po' di quello che mi è successo e sicuramente la prossima stagione sicuramente mi servirà. Non vedo l'ora che finisce per poter sicuramente riavere la possibilità di sedermi da qualche parte. Noi sicuramente ti auguriamo di trovare panchina al più presto, anche perché siamo entrati nel mese di febbraio, tra poco già le società diciamo che inizieranno un po' a pianificare quello che è il futuro, le società che diciamo hanno un'ottica verso il futuro. Marzo di solito è il mese in cui si inizia a pensare cosa sarà dell'anno successivo, quindi ti auguriamo di trovare panchina al più presto. Daria, facciamo però adesso un passo avanti, vediamo il girone B di Eccellenza, cosa ci offre in questa 20ª giornata? Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone B di Eccellenza abbiamo Camaro, Terme, Viatore, Giarre, Palazzolo, Ionica, Real Aci, Milazzo, Biancavilla, Paternò, Marina di Ragusa, Santa Croce, Catania, San Pio X,
Scordia, Rosolini, riposa Atletico Catania. Alessandro, ti chiedo di restare con la grafica di questa giornata, la ventesima giornata, perché i riflettori saranno sicuramente tutti puntati sulla sfida tra il Paternò ed il Marina di Ragusa. La squadra di mister Sasà Utro avrà sicuramente i riflettori puntati addosso, perché deve cercare di reagire dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. D'altronde nulla è perso per la strada verso la Serie D, visto che è ancora prima in classifica. Impegni esterni anche per le altre due capoliste, per il Palazzolo che giocherà in casa delle Giarre, anche per il Biancavilla, impegno esterno in questo turno. Facciamo però prima un passo indietro, come sempre, come ogni venerdì, con la Goal Collection a cura dei colleghi della Wii Sport. Nel massimo campionato regionale, se la vetta della classifica nel girone A viene ipotecata dall'Licata, che vola più 6 aggiudicandosi il big match di giornata sul Canicattì grazie alla rete di Davide Testa, nel girone orientale risulta ancora prematuro trovare una candidata alla vittoria finale. Facciamo però prima un po' d'ordine, partendo dal comunale Italia 90 di Terme Vigliatore, dove si disputava l'anticipo di giornata che vedeva i giallo-rosso-verdi di mister Cambria inchinarsi ad un pimpante Catania San Pio X, portatosi sul doppio vantaggio grazie alle reti una per tempo di Simone Abbate. Pronta risposta del Terme con Calabrese che accorciava le distanze, prima di gettare alle ortiche dagli 11 metri l'occasione del possibile pareggio. La sfida di cartello di giornata vedeva invece il Camaro far visita al Palazzolo allo Scrofani Salustro. Neroverdi che metteranno paura e come a Cortese e compagni, portandosi in vantaggio con Cappello, autore di una travolgente percussione centrale, prima che Grasso per i gialloverdi ristabilisse la parità del punteggio a 5 dal termine con uno spettacolare pallonetto che Sannè può solo guardare e spegnersi in fondo al sacco. Ne approfitta allora il Marina di Ragusa, che allunga più 2 proprio sul Palazzolo, regolando il Giarre all'Aldocampo con una rete per tempo. Ad aprire le danze per gli play è D'Agosta dagli 11 metri al 32esimo, prima che Pellegrino blindasse la sfida con un preciso colpo di testa al quarto della ripresa. Resta in scia il Biancavilla, che si impone all'Orazio Raiti per 3-1 sullo Scordia. Vantaggio canarino siglato da Bulades al 18esimo, prima che Savasta nella ripresa mettesse il punto esclamativo con una doppietta. Rete Scordiense di Baglione. Al vecchio comunale di Acireale faceva visita un Milazzo fortemente rimaneggiato, tra squalifiche e infortuni, che strappava gli impari, non però senza rimpianti. Sono infatti i mamertini di Pasquale Ferrara a portarsi avanti con la piana al 40esimo, prima che Fascetto nella ripresa trovasse il pari. Ci pensava allora il classe 2000 Pino a riportare avanti i rossoblù, raggiunti però, pochi minuti più tardi, dalla rete di Pennisi. Un punto e tanti rimpianti per i ragazzi della Città del Capo, che avevano l'occasione di allungare sul Paternò, fermato sul pari, al Gonzales di Rosolini. Mariano Cordaro portava avanti i rossazzurri con uno spettacolare destro, Marizza dal dischetto regalava il definitivo pari agli Arretusei. Segno X che si ripropone anche nella sfida tra Atletico Catania e Santa Croce, con D'Arrigo per gli atletisti che rispondeva all'iniziale vantaggio camerino firmato Tomaino. E adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. A tra poco. Yeah.
Rientriamo con la seconda parte di Sua Eccellenza. Iniziamo dalla Coppa Italia di promozione, perché se da una parte la Coppa Italia di eccellenza è arrivata alla finale, nella Coppa Italia di promozione sono iniziati i quarti di finale, l'andata e il ritorno è programma tra poco meno di 2 settimane. Chiedo ad Alessandro, alla regia, di vedere la grafica dei risultati di questi quarti di finale. Kamarat che mette una pietra importante nella sua qualificazione verso la semifinale, battendo con un netto 3-0 il Giardini Naxos. Ragusa che di misura batte l'Acque Dolcese nel posticipo giocato ieri, partita che comunque resta aperta in vista del ritorno. Stesso discorso per il Salemi che batte con un gol di Genesio Lenna, quella che per molti è un po' una finale anticipata tra il Salemi primo in classifica nel girone A in compagnia dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, e Lenna che sta facendo benissimo nel girone D, mentre mette una pietra importante nella qualificazione lo Sporting Pedara, vincendo per 2-0 a Sant'Angelo di Brolo contro la Sant'Angelese. Di questo match che andiamo a vedere i gol del Pedara, che vince per 2-0 con le reti, una per tempo prima di Palazzolo e poi di Stefano. Chiedo ad Alessandro di vedere dalla regia questo, il gol del vantaggio del Pedara, con una ripartenza su un passaggio sbagliato da parte della Sant'Angelese, il facile tap-in da parte di Palazzolo su questo cross dalla destra per il vantaggio del Pedara. Poi nel secondo tempo Di Stefano mette a segno il gol che vale il 2-0 con questo tiro in diagonale che mette per lo Sporting Pedara una pietra importante verso la qualificazione alle semifinali. Ricordiamo che la Coppa Italia di promozione mette in palio anche un posto in eccellenza. L'anno scorso, ricordiamo, l'ha guadagnato per così dire, l'aveva vinta la Coppa il Marina di Ragusa, aveva guadagnato l'accesso l'altra finalista, il Real Tirrenia, che però ha rinunciato al campionato prima dell'inizio della stagione. Vediamo però cosa ci aspetta nella 20ª giornata in promozione. Da lì iniziamo, dal girone A. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone A di promozione abbiamo Albatros Fair Play Castel Termini, Don Carlo Misilmeri Libertas, 5 Torri Balestrate, Gattopardo Villa Abate, Vallelunga Don Bosco Partinico, Monreale Calcio Borgo Nuovo, Olimpica Cragas Salemi, Oratorio San Ciro e Giorgio Kamarat. Una giornata che vede al centro dell'attenzione sicuramente la sfida tra l'Olimpica Agragas ed il Salemi. Proverà ad approfittarne l'Oratorio San Ciro e Giorgio, che domani nell'anticipo affronta il Kamarat, mentre la Don Carlo Misilmeri affronterà la Libertas nella giornata di domenica. Un girone A che un po' ha visto questo triumvirato andar via con l'Oratorio Marineo, che giocherà di nuovo in casa dove finora ha vinto tutte le partite, al comunale di Belmonte Mezzagno. Dall'altro lato la Don Carlo Misilmeri cercherà di restare a contatto, un punto soltanto il distacco dalle due capoliste, per un girone che resta amichevole, veramente equilibrato e veramente interessante. Salemi, che ci aspettavamo inizio stagione potesse far bene come un po' il Misilmeri, Marineo che si è giunto in corsa, anche se leggendo la rosa ha dei giocatori di categoria forse anche superiore, quindi una lotta a tre che ci accompagnerà da qui alla fine della stagione. Sì, il campionato di promozione ogni anno, diciamo, regala sempre qualche sorpresa, però è un campionato sempre molto equilibrato ed è anche imprevedibile fino alla fine. Non ho visto giocare tante squadre di questo girone, però ho visto giocare la Don Carlo Misilmeri ed è sicuramente una buona squadra e penso che comunque ha anche un buon organico per la categoria, può sicuramente dire la sua fino alla fine. Quindi poi ti ripeto, c'è sempre un po' di imprevedibilità in questi gironi del campionato di promozione, quindi fino alla fine sicuramente i verdetti non saranno chiari fino alle ultime giornate. Vediamo adesso Dani del programma del girone B. Giovanni, per quanto riguarda il girone B di promozione abbiamo Acque Dolci Torre Novese, Bagheria Città di Gangi, Cefaledium Acque Dolcese, l'Iniziativa Due Torri Sant'Angiolese, l'Ascari Altofonte, Rocca di Caprileone Casteldaccia, Sant'Anna Milazzo,
Sinagra, Polisportiva Gioiosa. Un turno che vede la Cefaledium dopo la vittoria nel derby contro il Bagheria giocare ancora in casa contro l'Acque Dolcese. Acque Dolcese reduce appunto dal quarto di finale d'andata della Coppa Italia di promozione. Acque Dolci che invece sarà impegnata in casa nella sfida contro la Torre Novese, una partita sicuramente da non sottovalutare per la formazione messinese. Qui invece abbiamo un testa a testa che prosegue. Andiamo in chiusura, Dalila, leggendo il programma del girone C e del girone D di promozione. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone C di promozione abbiamo AC Catena, città di Mister Bianco, città di Mascalucia, Jescal, Motta, Giardini Naxos, Sporting Taormina, AC Sant'Antonio, Sporting Via Grande, Sporting Pedara, Torre Grotta, Ciclope Bronte, Villa Franca Messana, Carlentini, Riposa, Academy San Filippo. Per quanto riguarda il girone D di promozione invece abbiamo Barrese, Megara Augusta, Real Siracusa, Belvedere, Enna, Caltagirone, Don Bosco, Frigintini, New Pozzalo, New Modica, Floridia, Ragusa, RG, Sporting Priolo, Sporting Eubea, Riposa, Atletico Scicli. Gironi di cui parleremo come sempre lunedì nella nostra analisi su tutto quello che accadrà nel prossimo fine settimana. Ringrazio come sempre Michele Loverso per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie come sempre anche a te Dalila. Grazie ovviamente anche a te Giovanni e grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre da casa. Appuntamento per lunedì alle ore 15 con la 38esima puntata di Sua Eccellenza. Un buon proseguimento. Thank you.